Dai presepi alla simbologia delle tribù nomadi iraniane che si svela ai torinesi di un'esposizione di tappeti persiani alla Galibaf Gallery di Corso Vittorio Emanuele, l'ha visitata per noi Enrico Bona. A differenza del tipico segno del potere, di forza, questi leoni sono un po' particolari perché hanno un aspetto molto ironico, particolarmente anche buffo, quasi come se non dovessero far paura, ma anzi dovessero proteggere in qualche modo e visti come una sorta di nume tutelare. I leoni sono il tema ricorrente sui tappeti Qashqai, popolazioni nomadi insediate vicino alla città iraniana di Shiraz, un'area nella quale l'ultimo leone è stato avvistato nel 1941. Questi qua leoni non hanno mai visto, leoni un immaginario, così hanno pensato. Tanto che vediamo questo leone qui con la spada in mano perché faceva bandiera della Persia, qui vediamo che non è più leone, è diventato praticamente come una specie di capra, perché disegno non avevano. Tutto quello che nasceva era la loro immaginazione. Taher Sabahi ha riunito questa collezione in una trentina d'anni, affascinato dai molteplici significati di queste figure. La coda del leone rivolta in alto è una risposta affermativa a una richiesta di matrimonio, se rivolta in basso è il rifiuto di un'alleanza tra clan. Arrivato a Torino nei primi anni 60, è diventato uno dei massimi esperti di tappeti persiani, che in quell'epoca erano richiestissimi, pur essendo poco conosciuti. Era emozionante, la gente rimaneva davanti affascinato, la Persia era esotica, colori, disegni, la magia era enorme, guardavi quei disegni, non capivi niente, però mettevi una cosa strana nel tuo arredamento. La mostra sui leoni di Shiraz alla Galibaf Gallery di Corso Vittorio 38 è aperta fino al 23 febbraio.